diamo il benvenuto al professore Zamani e condividiamo la prima. Purtroppo non le possiamo concedere tempo di acclimatarsi, ma proprio per poter andare avanti con i nostri lavori le devo chiedere di poter entrare subito nel vivo del tema che ci presenterà e quindi le cedo immediatamente la parola. La ringrazio. Grazie molte per l'invito, mi è stato rivolto in primis da mio antico amico Emanuele Rossi, che abita via Livorno, un invito che ho accolto con grande piacere, che poi mi è stato esteso alla spalla. E sono lieto di partecipare a questo incontro per trattare di un tema di straordinaria rilevanza, che è quello appunto del, qualcuno chiama nuovo welfare, altri lo chiamano transizione dal welfare distributivo a quello generativo, ma adesso cercherò di precisare i termini della questione. E prendo le mosse. La storia del welfare è una storia affascinante ed è sicuramente una grande conquista di civiltà. È bene che si ricordino queste cose, perché in effetti anche nel passato, nei secoli passati, esistevano forme di aiuto a coloro i quali per un motivo o per l'altro cadevano nel bisogno. Pensate alle misericordie vostre, nate in Toscana e poi diffuse, pensate alle congreghe. Recentemente mi hanno detto che non si può pronunciare congrega, io la pronunciavo congrega, mi hanno sgridato dicendo che congrega è una brutta parola, invece congrega è una bella parola, e allora ho imparato anch'io qualcosa. E pensate alle varie opere pie della Chiesa o di altre organizzazioni religiose. Qual è però la novità rispetto al passato? Che il welfare ha introdotto? L'affermazione di un diritto, cioè il portatore di bisogni ha un diritto, che poi sarà costituzionalmente sancito, a ricevere cure. Secondo, che questo diritto deve essere riconosciuto a tutti, cioè l'idea dell'universalismo. In questo senso il welfare state rappresenta una conquista di civiltà, perché si afferma in tempi non molto lontani, peraltro, bisogna aspettare una sua piena affermazione di secondo dopoguerra, questa duplice idea del diritto, che è un diritto di cittadinanza e in quanto tale è per tutti, non soltanto per tutti. Ora, detto questo, è bene precisare, allo scopo anche di non confondere i diversi modelli di welfare che si sono storicamente realizzati, quello che è avvenuto in terra d'America rispetto a quanto è avvenuto in Europa, in particolare in Europa continentale. Non so. Il 1919 è l'anno in cui in America alcuni grandi industriali guidati da Henry Ford, quello delle automobili, firmano fra di loro un patto, un'alleanza, dal quale patto nasce il cosiddetto welfare capitalism, cioè dire il capitalismo del welfare o il welfare capitalistico. E l'idea base di questo patto è che le imprese devono restituire parte dei profitti che ottengono dalle loro attività alle comunità nelle quali operano come segno di quasi gratitudine, perché i profitti che hanno realizzato è anche merito della comunità, se questo è stato possibile. In termini tecnici questo ha il nome di restitution principle, il principio di restituzione. Ora, il welfare capitalism ha sempre connotato la storia americana, ancora oggi, o con qualche modificazione, ed ha avuto risultati notevoli sotto il profilo dell'efficienza. Se voi fate gestire i servizi di welfare, sanità, scuola, le varie, dalle imprese, gli imprenditori sanno fare il loro mestiere e sanno garantire l'efficienza. Ma qual è il punto, il tallone di Achille di questo modello? Che non garantisce l'universalismo. Per cui può accadere che se una persona ha la fortuna di lavorare da Ford o da Carnegie o da Rockefeller, ottiene quei tipi di prestazioni.
se ha la sfortuna di lavorare altrove, poiché il welfare capitalism è frutto di un patto e il patto non è obbligatorio, rimane. Quindi questo modello tende a spaccare, a dicotomizzare la società, a dividere la società tra fortunati e meno fortunati. Questa è la ragione per cui esattamente 20 anni dopo, 1939, in Inghilterra, il grande economista Keynes, John Maynard Keynes, pubblica un articolo di straordinaria rilevanza, ovviamente poco noto, che nessuno quasi mai ha letto, soprattutto gli economisti, perché leggere le cose importanti è pericoloso, come voi sapete, no? Potrebbe, come dire, confondere le idee o non far dormire la gente, nel quale Keynes dice: se il welfare si vuole fare, deve essere universalista, altrimenti è meglio non fare niente, perché un welfare non universalista pone le premesse per una forma di velata guerra civile tra chi si vede coperto e chi invece non ha le coperture. Dunque, se ha da essere universalista, bisogna che la guida, la direzione e il finanziamento del welfare non può che essere nelle mani dello Stato. Ed è così che nasce il welfare state. State vuol dire Stato. Quindi welfare capitalist, welfare state. Ora, l'idea è che lo Stato, in quanto dotato dei poteri che tutti i costituzionalisti del mondo ci hanno insegnato, ha la possibilità di tassare, usando la tassazione, di reperire risorse da chi più ha per utilizzarle a finanziare i servizi di welfare a favore di tutti, in particolare di chi ha meno e ha più bisogno, eccetera. Ora, il welfare state quindi nasce da questa intuizione di Keynes, ma bisognerà attendere 3 anni, 1942, quando Lord Beveridge, membro della Camera Alta inglese, allievo di Keynes, riuscirà a far approvare il famoso pacchetto Beveridge, che ancora oggi si chiama il pacchetto Beveridge, dal quale nasce il Servizio Sanitario Nazionale, e noi italiani prenderemo il modello esattamente da quello inglese, mentre francesi e tedeschi hanno adottato la variante, la scuola gratis per tutti, l'assistenza per portatori di handicap, eccetera, quarto, pensione. Questi sono i 4 pilastri del welfare: sanità, assistenza, scuola, o meglio, educazione e pensione. Noto a piedi pagina, questo avviene verso la fine del 1942. Nel radio messaggio del Natale del 44, l'allora pontefice Pio XII dirà parole di grande ammirazione per questa conquista, e le sue parole subito dopo verranno pubblicate sul Times, che è il giornale più importante di Londra, in inglese, con un commento da parte dei personaggi più illustri dell'epoca, non sto qui a ricordare, chiuso la parete, per dire quanta importanza è stata attribuita a quella decisione. Anche qui, a scanso di equivoci, perché bisogna sempre dialogare con tutti, in particolare con gli storici, soprattutto quando uno come me ha la fortuna di avere la moglie storica, la quale tutte le volte dice: non è vero che, perché già alla fine dell'Ottocento Bismarck, e io dico: ma lo so benissimo, anche loro in Italia, pensate all'assicurazione contro gli incidenti sul lavoro, era già in Italia realizzata alla fine dell'Ottocento. Però quando si parla di welfare state si fa riferimento a una concezione oltre che a singole iniziative, chiusa la parentesi. Ora, questo modello ha avuto un successo enorme, dapprima in Inghilterra e poi nel resto dell'Europa, ed è storia recente, quindi non sto a richiamare. Ma che cosa succede? Che già a partire dai primi anni 80, 1980, si comincia a notare i 2 o 3 elementi di debolezza di questo modello. Il primo è la sostenibilità finanziaria. E voi capite che se voi su un grafico rappresentate, non c'è la maglietta, la curva che rappresenta l'andamento dei costi e la curva che rappresenta l'aumento delle entrate fiscali, cioè i ricavi nelle mani dello Stato, questa è più o meno una retta ascendente. Perché voi sapete che i soldi che lo Stato preleva dalla tassazione sono collegati al PIL, al reddito,
e quindi hanno un tasso di aumento che può essere del 2-3% l'anno, mentre i costi per finanziare i servizi di welfare, soprattutto, ma non solo in sanità, sono rappresentati da una curva a forche, che è una curva cosiddetta iperbolica. E allora, dato l'ho già spiegato oggi. Allora voi capite, se avete una retta così e una curva che va così, più passa il tempo e più il divario, cioè la distanza tra le due curve, aumenta. E questo, guardate, nulla a che vedere con gli sprechi, perché ci sono i soliti furbetti che dicono anche che ci sono gli sprechi, c'è la corruzione, sappiamo benissimo, ma questi andamenti prescindono, cioè assumendo che non ci sia corruzione, che ci sia razionalizzazione piena della spesa, rimane il fatto che i costi di welfare, che noi vogliamo essere di qualità, non tengono il passo con l'aumento delle entrate fiscali. Ora, nei primi anni questo non ha comportato grossi problemi, ma quando i debiti pubblici dei nostri governi, Italia compresa soprattutto, hanno cominciato a superare la soglia di guardia, è arrivato l'apice, basta, non potete indebitare. E lì sono cominciati qua i cosiddetti tagli, che da prima erano abbastanza leggeri, perché in una prima fase si è potuto attingere a risorse ottenute dalla riduzione degli sprechi. Ma mano a mano che si arriva alla fine del secolo, i tagli sono diventati reali. Poi si sono introdotti i cosiddetti ticket, cioè la compartecipazione alla spesa, tutti strumenti che ovviamente hanno avuto fiato corto, perché le due curve, più passa il tempo, più si distanziano l'una dall'altra. Ecco allora la prima ragione, la insostenibilità finanziaria, anche perché la pressione tributaria è destinata a diminuire. Non vedete che tutti noi chiediamo di abbassare le tasse, però dopo piangiamo quando, capite, questo è il solito dilemma di noi italiani, ma che vogliamo come si dice, la moglie ubriaca e la notte piena, ma ormai abbiamo capito. Ma c'è un'altra ragione che ci aiuta a capire le difficoltà attuative di questo modello di welfare state di tipo redistributivo. Si chiama redistributivo, adesso capite perché, perché lo Stato con una mano prende e con l'altra redistribuisce. Ed è che il modello statalistico, come qualcuno chiama, di welfare, tende a non soddisfare appieno i bisogni delle persone, portatrici di bisogni, perché? Ma perché tende ad assumere la forma della standardizzazione, mentre i bisogni delle persone non sono standardizzati. Perché anche la stessa patologia in capo a due persone diverse porta a conseguenze diverse. Faccio l'esempio più banale, più stupido, per farmi capire. E quindi è chiaro che le persone abituate ad un certo stile di vita hanno cominciato a manifestare il loro disappunto. E infine, perché il welfare redistributivo è un welfare appunto paternalistico. È un welfare paternalistico nel senso che considera il portatore di bisogni, cioè il cittadino portatore di bisogni, come oggetto della benevolenza pubblica e non come soggetto. E voi capite che essere trattati come oggetto non piace a nessuno. Gli animali va bene, se un cane che ha fame gli gettate un po' di carne, lui è contento, non gli interessa il modo con cui gliela gettate. Ma a una persona fa differenza che venga o meno coinvolta nel processo decisionale, eccetera. Ecco allora perché a partire dalla fine del secolo scorso e soprattutto in questi ultimi anni si è posto il problema non di cambiare, cioè non di cambiare o mutare la filosofia, ma di cambiare il modello. Ed è in questo contesto che si è cominciato a parlare di andare verso un welfare che taluni chiamano comunitario, io preferisco chiamare civile per tutta una serie di altre ragioni, ma non fa differenza. A me piace la parola civile perché civile rinvia al termine latino civitas, e la civitas, se volete, è la comunità politica. Però uso la parola civitas in senso proprio, perché chi ha studiato storia romana sa cos'era la civitas romana, molto diversa dalla polis greca, che era un altro modello, anche se i dizionari traducono polis, tradizionali
i dizionari greco-latino traducono polis con civitas, ma i due concetti sono, e dov'è la differenza? Che la civitas romana è un modello di organizzazione sociale tendenzialmente includente, cioè si dovevano includere tutti, mentre la polis era un modello di organizzazione tendenzialmente escludente. I romani, quando conquistavano, voi lo sapete, se accettavi le regole della res pubblica romana, diventavi cittadino come gli altri. Senza quanti imperatori romani non erano di Roma, erano dell'Africa del Nord, eccetera, eccetera. Mentre la polis greca era una comunità chiusa, le donne non potevano partecipare a lavorare nella piazza, perché si diceva allora che le donne non si pensava non avessero l'anima. E se uno non ha l'anima, diceva Platone, Aristotele, non può parlare di politica, ci vuole l'anima. E le donne non hanno l'anima, questo è facile. I poveri non potevano partecipare, gli analfabeti non potevano partecipare, cioè capite che la polis greca era un modello escludente, la civitas romana invece è includente. Ecco perché io, a me piace il termine di welfare civile, perché mi fa venire in mente una ipotesi di organizzazione sociopolitica che miri ad includere tutti, ovviamente. Non sempre, non subito ci si riesce, però quella deve essere la prospettiva, eccetera. Ora, qual è appunto la caratteristica del welfare civile o comunitario che dir si voglia? È quella appunto, come si diceva prima, di essere un welfare generativo. L'altro è redistributivo, questo è generativo. Cosa vuol dire generativo? La Fondazione Zaccagni ha scritto, da anni si sta occupando di studiare nei dettagli, le modalità, eccetera. Però l'idea di base del welfare generativo è esattamente questo. Un welfare che è capace di generare al proprio interno quelle risorse umane e finanziarie che ne garantiscano la sostenibilità. Voi direte, ah, allora è un uomo di colore, è facile. So, concettualmente è facile, però bisogna saperlo attuare. Adesso vedremo come. È lì che c'è il difficile. Però almeno sapere che ciò che caratterizza il welfare generativo è esattamente questo. E cioè il portatore di bisogni non è più un oggetto, ma è un soggetto. Cioè è un soggetto che in quanto tale è capace di contribuire secondo le sue proprie modalità e secondo le sue proprie possibilità alla realizzazione di quegli obiettivi che definiscono i diversi interventi, eccetera, eccetera. Ora, oggi, se arriviamo ai giorni nostri, nel nostro come in altri paesi europei, il dibattito è esattamente in questi termini. Ci sono alcuni, e vanno rispettati tutti, che sia ben chiaro, che invece dicono, vista la crisi endemica e sistemica del welfare state redistributivo, non ci resta che andare verso forme più o meno modificate del welfare capitalism americano. Non faccio nomi perché non è bello farlo, però ci sono studiosi anche di tutto rispetto che io penso in buona fede pensano che questa sia la via. Cioè teniamo il welfare state come un welfare povero per i disperati della terra e quindi le risorse sono quelle che sono. Poi facciamo il secondo pilastro, cosiddetto pilastro, la seconda gamba, eccetera, per coloro i quali appunto ambiscono ad essere trattati in maniera superiore. E qual è lo strumento, il meccanismo operativo per questo? È il cosiddetto welfare aziendale. Ora, il welfare aziendale, che tutti pensano che sia nato adesso, è nato nel 1919 in America, che è una forma di welfare capitalism, cioè le imprese investono parte delle loro risorse per stipulare la polizza assicurativa integrativa ai propri dipendenti e ai loro familiari, per provvedere gli asili nido per i bambini dei propri familiari, l'estate ai ragazzi, tutte le cose che leggiamo sul giorno. Quindi costoro sostengono, i sostenitori di questa linea dicono, di fronte alla crisi endemica, ripeto, del welfare state, teniamo il welfare state, ma lo teniamo per insomma, i poveretti, quelli che si accontentano. Poi per tutti gli altri facciamo appello all'intelligenza e alla corporate social responsibility,
cioè la responsabilità sociale delle imprese, per chiedere loro di impegnarsi nel welfare aziendale. Questa non è la mia posizione, però io rispetto che la sostiene. Qual è la mia critica? Che di nuovo vorrebbe dire rinunciare all'universalismo, cioè sarebbe un tornare indietro. Perché? Per la stessa ragione di cui ho parlato all'inizio. Perché se tu hai la fortuna di lavorare in un'impresa che pratica il welfare aziendale, buon per te. E se un altro non ci lavora, rimane escluso. In altre parole, con questo modello il rischio è di dicotomizzare la società in una forma non proprio di tipo americano, devo dire, o brutale, però rimane, capite anche voi, il welfare per i poveri vuol dire che se io vado, sto male, vado all'ospedale, mi fanno i raggi X, e con i raggi X non si vede un accidente di niente, e poi fanno male i raggi X, perché li fanno venire il cancro. Ecco, ho bisogno dell'attacco, però ti dicono l'attacco costa troppo, allora tu accontentati dei raggi X. Insomma, a voi piace, cosa? A me non piace. Ecco allora perché io sostengo, mi adopero per che avanzi quell'altro modello che ho chiamato appunto civile o comunitario e che si avvale dell'idea della generatività. E adesso allora la domanda diventa, come si fa a realizzarlo? Perché il primo modello è relativamente facile, basta convincere un po' di grosse imprese. Io adesso non conosco la vostra realtà, perché a Bologna, la città dove vivo io, ci sono 6 grosse imprese, ma grosse grosse, sono leader mondiali nei loro settori. Sapete che a Bologna c'è la meccanica di precisione, la packaging belli, eccetera, e loro per i loro dipendenti e i familiari hanno fatto questi modelli di pacchetti di prestazioni. E chi ci lavora, ognuno di questi ci lavora anche il mio genero, quindi so direttamente, per certi aspetti è fin troppo, perché pagano tutto. Cioè, i bambini hanno bisogno degli occhiali, i bambini l'estate li mandano a fare i campi estivi, li mandano all'estero per imparare l'inglese, per imparare, cioè, a Natale c'è la settimana bianca pagata da loro. Dopo, questi bambini vanno a scuola con i loro compagni e dicono, ma tu sei là? E dice, no, perché mio padre è un operaio che lavora quello là e quello là non lo fa. Cioè, capite, adesso io lo metto così, però capite che è molto brutto questo. Perché questo vuol dire ricreare delle segmentazioni sociali molto pericolose, sia dal punto di vista sociale, ma ritengo io anche dal punto di vista etico. Ecco allora il punto. Di che cosa ha bisogno il welfare generativo per essere adottato? La mia risposta, alcuni presenti l'avranno sicuramente già sentita, perché la sto portando avanti da anni, con, come dire, un po' alla volta vedo dei successi aumento, ha bisogno di attuare il principio di sussidiarietà circolare. Cioè, se voi volete un welfare civile, non potete eludere questo. Cioè, o vi accontentate del welfare state redistributivo, che però ha i limiti di cui abbiamo detto, e se dall'altra parte non si accetta di andare verso una forma di neo welfare capitalismo all'americana e quindi accettiamo il welfare di civile, bisogna capire che occorre trovare i modi per mettere in atto la sussidiarietà circolare. Allora, qui un chiarimento: tutti sanno cos'è il principio di sussidiarietà. Almeno nelle linee generali. E sapete anche che il principio di sussidiarietà è molto antico. I primi a parlarne furono i padri della Chiesa, nel IV e V secolo d.C., per dire quanto antico è. Però è ovvio che bisogna arrivare al 1500-1600 per trovare le prime formulazioni sistematiche. Ugo Grozzi, Althusius, Althusius era un filosofo tedesco, e che ha scritto delle pagine molto belle sul principio di sussidiarietà, difendendone la ratio e soprattutto il modo di operatività. Ma eliminando questa parte storica che interessa a chi coltiva questi interessi scientifici, si arriviamo ai giorni nostri. Il principio di sussidiarietà fino ad ora è stato declinato secondo le due modalità, della sussidiarietà verticale e di quella orizzontale. E infatti tutti parlano, non si parla ancora, se non ormai per piccoli gruppi, di sussidiarietà circolare, ma ci arriveremo, non importa, bisogna avere pazienza. Cosa sia la sussidiarietà verticale lo sanno tutti,
è nient'altro che decentramento amministrativo. Lo Stato trasferisce funzioni e poteri alle regioni, le regioni ai comuni, ieri c'erano le province, adesso sono i comuni. Questo è un vero e proprio decentramento. Però lo si vuole chiamare sussidiarietà verticale, va benissimo. Cosa sia la sussidiarietà invece orizzontale? Vuol dire che l'ente pubblico, lo Stato, la regione e il comune, lascia fare, mi esprimo in termini un po' così rozzi per far capire meglio il punto, a soggetti della società civile organizzata, pensiamo al mondo del non profit, del cosiddetto terzo settore, espressione che spero che fra un po' venga cancellata perché è offensiva. Voi sapete che il terzo settore, chi l'ha introdotto l'espressione? Jacques Delors, 1979. Jacques Delors è quello che poi diventerà presidente della Commissione Europea, perciò. E lui introdusse l'espressione terzo settore come provocazione intellettuale, ma subito dopo i pecoroni gli sono andati dietro prendendo, così succedono queste cose, in particolare noi italiani, perché terzo settore non è un termine nostro, della nostra cultura. In Italia a nessuno sarebbe venuto in mente di chiamare le varie associazioni, cooperative sociali, fondazioni, eccetera, terzo settore, perché è quasi offensivo. E voi dovete sapere che Jacques Delors introdusse questa espressione in analogia a quanto un suo collega antropologo, sociologo francese, proprio negli stessi anni, aveva coniato l'espressione terzo mondo. Adesso non si usa più, ma fino a tempi recenti c'era il primo mondo, era quello occidentale, il secondo mondo era quello del blocco sovietico, e poi c'era il cosiddetto terzo mondo, tutti gli altri. Allora, Delors, in analogia a questa distinzione, con riferimento ai contesti nazionali, dice anche dentro i singoli paesi c'è il primo settore, che è il settore privato, il secondo settore, quello dello Stato pubblico, e poi c'è il terzo settore formato dalle varie aggregazioni, i cosiddetti corpi intermedi, di cui l'articolo 2 della Costituzione, eccetera. Chiusa quella parentesi, però era opportuno per far capire come mai c'è stato un tradimento, o meglio uno slittamento semantico, perché Delors lo disse io uso terzo settore in chiave provocatoria, e invece venne preso come se fosse orcolato e da loro. Ma non ci vorrà molto prima che questo venga ad essere superato, perché i tempi chiaramente sono, lo consentono di introdurre. Detto questo, allora, la sussidiarietà orizzontale è appunto cosa non garantisce? Non garantisce l'universalismo, perché con la sussidiarietà orizzontale io, ente pubblico, lascio fare a soggetti organizzati secondo la figura giuridica della fondazione o della APS o di altro, non importa, la gestione di determinate iniziative, di determinati servizi. Allora voi capite che se uno crede all'universalismo, qui nasce un problema, perché queste associazioni, in quanto soggetti privati, mica sono obbligati. Se un giorno dicono, pensate anche al volontariato, un volontario, un giorno dico adesso incrociamo le braccia, mica noi siamo contrattualizzati a fare certe cose, non lo facciamo più, ma d'altra parte chi è portatore di bisogno non può aspettare che si riorganizzino fra di loro in un modo. Ecco allora perché la sussidiarietà orizzontale resta sicuramente importante, su questo non c'è dubbio. Quello che sto dicendo è che non è sufficiente a dare ali al progetto di un welfare civile di tipo generativo. Ci vuole la sussidiarietà circolare. E qual è l'idea della sussidiarietà circolare? Quella di mettere in rete, in maniera sistemica, i tre vertici del triangolo magico. Immaginate la società con un triangolo che ha tre vertici. In uno dei tre vertici è occupato dall'ente pubblico, può essere il comune, la regione, lo Stato, a seconda del tipo di problema. Il secondo vertice è occupato dalla business community, cioè dalla comunità degli affari, che vuol dire le imprese di tutti i tipi, capitalistiche, cooperative, eccetera, non cooperative sociali, cooperative ordinarie, e il terzo vertice è occupato dai soggetti della società civile organizzata, appunto dal mondo del non profit, inteso in senso ampio, eccetera.
Ora, questi tre soggetti devono, sulla base di predefiniti protocolli, trovare i modi di dialogo in maniera costante, non come in dire saltuaria, sia per definire gli interventi che si ritiene di dover attuare, sia per definire le modalità di gestione. Mentre nella sussidiarietà orizzontale c'è solo il secondo elemento, non il primo, perché nella sussidiarietà orizzontale è l'ente pubblico che decide cosa fare, decide a chi rivolgersi. Poi, per la fase gestionale o esecutiva, affida appunto con gli strumenti delle convenzioni, dei patti territoriali, i nomi sono diversi, ai vari soggetti. Nella sussidiarietà circolare, invece, bisogna che anche la definizione di ciò che viene soddisfatto come bisogno sia frutto di una interazione dialogica tra tutti e tre i vertici del triangolo. Voi direte, allora è facile, è chiaro che è facile, concettualmente è facile, però in questo paese non riusciamo a farlo, se non in piccole realtà locali. Perché? Lo capite? Perché chi occupa il vertice dell'ente pubblico dice, ah, io non ci sto, io non mi metto al tavolo con gli altri due, perché io sono stato eletto dai cittadini, è la mia responsabilità e io, se, come dire, mi metto a discutere anche con gli altri, perdo una quota del mio potere, il potere decisionale. Voi parlate con gli assessori, con i sindaci, con l'assessore regionale o quello che volete, e dice, io sono stato eletto, ho avuto il potere, che è un concetto di democrazia molto povero questo, no? Perché tu sei stato eletto non per fare quello che vuoi tu, o che il tuo partito ti dice, tu sei stato eletto per perseguire il bene comune. Questo, già che torniamo alla democrazia, ai sacri principi della democrazia, perché altrimenti non ci si intende più. Cioè, i rappresentanti sono lì per perseguire il bene comune, non per perseguire l'interesse di una parte. Allora, però, la obiezione è esattamente questa. Se io mi metto in gioco con gli altri due vertici, dov'è la mia supremazia? Dov'è la mia, eccetera? E quindi c'è resistenza ad accettare. Non tutti però, non tutti. Le cose stanno cambiando. Cioè, non più tardi di sabato scorso, vicino, cioè nella Brianza, a nord di Milano, io sono stupito, mi sono venuti a trovare 9 sindaci di comuni della Brianza che tutti assieme fanno 350.000 abitanti, quindi non Milano, Brianza, tipo Seregno, tipo Brugherio, questi comuni non molto noti, i quali sono venuti a dirmi che dopo discussione hanno accettato l'idea della sussidiarietà circolare. Allora io gli ho detto, bravo, solo che voi non siete i primi, perché voi milanesi pensate di essere sempre i primi, ma mica vero, perché siete ultimi, i primi sono stati altri, loro non lo sapevano, però dopo li ho tirati sullo stesso, perché siete bravi persone, probabilmente anche, però loro dovevano dire noi siamo i primi, i milanesi, così, no, non c'è essere milanesi, chiuso la parete, eccetera. Questo per dire, se voi andate in Trentino, nelle valli, non tanto a Trento, ma nelle valli del Trentino, formate dalle diverse comuni, questo modello della sussidiarietà circolare è già in atto e sta producendo ottimi risultati. Non per nulla la qualità della vita dei trentini è la più alta, lo sanno tutti, basta andare a fare un'ispezione, eccetera. D'altra parte, il mondo, il secondo vertice, quello della business community, che cosa dice? Perché gli imprenditori, insomma, alcuni sono bravissimi, ma molti sono rimasti ancora grezzi, sono la testa dura, dicono come? Io cosa accetto? Io devo portare avanti la mia impresa, faccio già fatica a far quadrare i conti e a tirare avanti, mi volete anche chiedere di contribuire con le mie, diciamo, capacità alla definizione di un progetto di welfare così articolato, ma quando mai? E quindi ti dicono, in sostanza, e se tu gli dici, guarda che ci sono invece altri imprenditori come te, anche nel tuo stesso settore che lo stanno facendo, e allora la risposta che io mi sento dare è per forza, perché loro sono raccomandati, oppure avranno il loro interesse e così via. E non è vero.
punto è che c'è ancora una deformazione culturale secondo cui se uno è un imprenditore deve pensare soltanto alla propria impresa, che è la stupidità più grossa, perché ad esempio in una regione come la Toscana non è mai stato così, voi lo sapete, perché l'imprenditorialità è nata in Toscana, mica a Milano, Milano erano tutti civili, erano barbari. L'umanesimo dove è nato? Dove è nato l'umanesimo? Il Rinascimento, è nato a Milano. E allora? Il Duomo di Firenze, chi l'ha fatto? L'ha fatto i lanaioli, gli imprenditori. Si sono messi assieme e hanno finanziato. Come l'hanno finanziato? Vi ricordate voi la storia dei bischeri? Sapete chi erano i bischeri? Che mi hanno detto che in Toscana è una brutta parola, non capisco perché. Scusa, non sapete la storia dei bischeri? È bellissima. Il bischero era il nome di una famiglia molto famosa a Firenze, e nel 1296 la Repubblica Fiorentina decide di costruire quella che poi sarà la cattedrale, la settima meraviglia del mondo. Benissimo. E allora decidono di farla in una certa terra, e la terra era di proprietà della famiglia dei bischeri. Questi, per tirar su il prezzo, continuavano a negare il proprio sostegno con le scuse più varie, e sono andati avanti anni e anni e anni. A un certo punto la comunità fiorentina si stufa e dice: benissimo, visto che loro fanno, come diremmo oggi, gli speculatori, allora la andiamo a costruire dove c'è attualmente la cattedrale di Firenze. Cosa è successo? Che il valore commerciale di quelle terre ovviamente precipita. I bischeri, vedendo che hanno perso la loro battaglia, abbandonano Firenze e non faranno più ritorno. Ecco perché oggi si dice non fare il bischero. Ma perché? Perché avete? Non fare il bischero vuol dire non fare lo speculatore e non fare l'approfittatore, perché gli approfittatori alla fine, questo lo dicono a Bologna, la prendono nei denti, perdono. E infatti, quindi, questo è bello, questo, perché vuol dire che già allora la comunità toscana, in questo caso di Firenze, aveva capito un elemento fondamentale per far fiorire o rifiorire una certa comunità. E allora ecco perché mi meraviglio quando vedo degli imprenditori che adesso sono diventati greci, perché non è mai stato così. Nei primi secoli l'imprenditore si prendeva cura della comunità, in forme diverse, assieme ad altri, eccetera. Però è di fatto che c'è ancora oggi questa resistenza ad attuare la sussidiarietà circolare. L'altro, terzo vertice, quello della società civile organizzata, pure fa resistenza. Perché? Lì bisogna che lo dica. Perché il nostro mondo del non profit, o terzo settore che dir si voglia, non è culturalmente attrezzato a svolgere un ruolo, tra virgolette, imprenditoriale. Perché noi in Italia, con il modello del welfare state e della sussidiarietà orizzontale, abbiamo allevato una generazione di persone d'oro, generosissime, ma che sono operatori sociali. Non sono imprenditori sociali. Mentre per la sussidiarietà circolare ci vogliono imprenditori sociali. E voi capite cosa vuol dire? Vuol dire essere capaci di intraprendere, di essere creativi, mentre i nostri soggetti sono degli ottimi esecutori. Perché? Perché gli obiettivi da raggiungere, fino adesso gli dava l'intervento, gli diceva tu fai così così, poi organizzati tu per realizzarlo. Quindi onesti, qualche volta qualcuno andava anche fuori dal regolamento, è l'eccezione, meglio, sappiamo tutti, eccetera. Il risultato è che quando si dice a questi soggetti mettiti al tavolo a discutere con gli altri due, è un po', c'è una, come dire, timore riverenziale. Questa gente non parla, ha paura di parlare. Dico, ma perché avete paura? È come dire, questi qua esercitano una sorta di pressione psicologica. Secondo, perché effettivamente non sono ancora abituati alla progettazione, quella che si chiama innovazione sociale. Sapete cos'è l'innovazione sociale? Ma per fare l'innovazione sociale ci vogliono capacità imprenditoriali, sociali, cioè non finalizzate al profitto, ma finalizzate all'utilità sociale,
al bene comune, come a me piace, preferisco dire, eccetera. Il risultato è che a tutt'oggi questi tre vertici, pur in razionalmente capendo la superiorità di questo modello, fanno fatica ad attuare. Uno per una ragione, l'altro per l'altro, l'altro per l'altro. Però voi capite che non sono difficoltà decisive e saranno superate. E voi direte, come fai a essere sicuro? Per forza, perché l'altro modello in Italia non passerà mai, quello del neo, chiamiamolo, welfare capitalism, perché se passa quello scoppia la rivoluzione. Perché l'Italia è un paese interessante, lungo, c'è il nord, il centro, il sud. Andate voi ad applicare il modello che ho chiamato del neo welfare capitalist, il risultato sarebbe che al nord, al centro nord, dove siamo capiti, c'è una società civile più organizzata, dove ci sono imprese che hanno soldi, si ottengono. Al sud le imprese stanno in piedi con le stampelle, andate a parlare a loro di fare il welfare aziendale. Questi ti mandano a quel paese, diciamo, noi non riusciamo neanche a chiudere i conti in pareggio, ci chiedi anche il welfare aziendale. E voi capite che il rischio grave sarebbe quello di spaccare il paese, creando una nuova forma di dualismo, che si aggiungerebbe al dualismo economico, no? Sul, si aggiungerebbe il dualismo sociale, e questo è molto pericoloso. Ecco perché, se voi fate caso, chi parla a favore del modello che qui sto criticando sono tutti quelli del nord. E per forza, perché a loro conviene, io lo capisco, lo ammetto. Però se noi accettiamo il punto di partenza da cui sono partito, che il welfare, come diceva Keynes, se si vuole fare deve essere universalista, cioè l'accesso deve essere per tutti, belli e brutti, intelligenti e non intelligenti, eccetera, ricchi e poveri, ecco perché non può essere. E allora, siccome non c'è altra alternativa, prima o poi la sussidiarietà circolare finirà con l'imposta. Queste difficoltà che vi ho detto verranno superate inevitabilmente e quindi c'è da pensare. Certo, se ci dessimo più da fare a livello culturale, università, eccetera, a livello operativo e a livello di cultura comune, diffusa, accelereremo i tempi per arrivare a quella realizzazione, però a quello ci si arriva per forza, perché non c'è alternativa, a meno, lo dico per l'ultima volta, di andare sulla versione più versante americano, ma secondo me in un paese come l'Italia non potrà mai avere il consenso popolare, nonostante che qualcuno, qualche piccola forza politica, tenda a portare in quella direzione per ovvie e comprensibili ragioni. Ecco allora, in conclusione, capite perché qui abbiamo tempo per discutere, che io ho bisogno che vada via alle 8:05, che devo prendere l'ultimo treno perché devo rientrare a Bologna e dopo non ce n'è più, perché voi non avete messo più una linea veloce e quindi come vostro, perché non fate venire l'alta velocità? Perché non si può fare un treno veloce di Livorno-Firenze con un'unica sosta a Pisa? Pisa non fa neanche questo. E quindi allora, però vedo che sono le 7:00, quindi diamo tempo ad abbondanza. E nel chiudere vorrei dire questo, che così magari faccio anche alcuni esempi concreti. Pensate ad esempio, sicuramente conoscete il fenomeno del Social Street. Social Street adesso lo sanno tutti in Italia, perché? Perché un mese fa è uscito sulla prima pagina del New York Times. E siccome è uscito sul New York Times, allora tutti gli italiani lo sanno, ma le Social Street sono nate un anno e mezzo fa a Bologna, prima al mondo. Ecco, la Social Street, penso che sappiate, è uno dei pochi, per il momento, esempi di sussidiarietà circolare. E sta dando dei risultati egregi, tant'è vero che il New York Times ha dedicato la prima pagina raccontando l'esperienza delle Social Street. Boh, dopo, se ci saranno domande, sarò lieto di dare altre precisazioni a questo libro. Chiudo con una frase che ho riletto recentemente, in un libro piuttosto antico, degli anni 60, a firma di Thomas Merton. Thomas Merton era, da tempo, un autore americano piuttosto noto
ai tempi della mia giovinezza, io sono vecchio, quindi bisogna andare indietro nel tempo. E in questo libro, che ha per titolo Nessun uomo in isola, tradotto anche in italiano, Thomas Merton conclude il libro con questa parola: il tempo galoppa, la vita ci sfugge tra le mani, ma ci può sfuggire come sabbia oppure come semente. Stiamo riuscendo. Voi, allora, l'augurio che io rivolgo a tutti voi, qui la Caritas e le altre entità qui rappresentate, è che se potete scegliete la seconda opzione, perché quando la vita sfugge come semente, la semente cadendo a terra sempre genera frutto, la sabbia quando cade a terra non produce niente. Grazie e buon lavoro. Molto dalla passione con cui ha fatto la propria relazione, quanto tiene a questi concetti. Prima di passare alla parola rotonda, direi di vedere se ci sono delle domande che vengono direttamente dal pubblico e poi possono venire anche dagli stessi interlocutori della parola rotonda. Una la volevo fare io, era avere un piccolo approfondimento. Abbiamo detto di questo triangolo fatto da vertice, ente pubblico, business community e il settore del no profit, qualcosa di più sul ruolo e il coinvolgimento del secondo vertice, quello della business community. Prima sentiamo magari se ci sono anche altre domande, così poi magari fate le risposte. Come dicevo all'inizio, il welfare capitalism nasce in America ad opera delle grandi imprese dell'epoca. Ford, Rockefeller, Carnegie era stato il re dell'acciaio, Pittsburgh, eccetera. Un paese come l'Italia non ha grandi imprese, ne ha alcune sì, ma sono la dominanza, lo sanno anche i bambini ormai, è la dominanza della forma di impresa di piccola e media dimensione. Allora è evidente che se noi facciamo dipendere la realizzazione del welfare dalle disponibilità delle singole imprese di piccola e media dimensione, finiremo con avere un welfare straccione, perché una piccola impresa più di tanto non ti può dare, farà già tanto se a Natale regala un pacco d'oro a tutti i suoi dipendenti. Allora questo che bisogna far capire a tanti in Italia, non vogliono capire, che la nostra struttura produttiva non è quella né della Germania né dell'Inghilterra né degli Stati Uniti, dove prevale la grande impresa, e infatti in America le grandi imprese hanno generato le loro fondazioni, e se voi fate caso tutte le fondazioni americane hanno il nome e cognome del fondatore: Rockefeller Foundation, Ford Foundation. Adesso anche in Italia hanno cominciato da 10 anni, perché sapete, no, la vanità, vanità svanitato, allora, però è buffo, perché quelli che hanno fondato le fondazioni danno il proprio nome e cognome, ci hanno messo 20.000 euro, è già tanto, e quindi questi fanno la fondazione col proprio nome e poi vanno in giro a chiedere soldi. Forse di peso da noi, quando eravamo all'agenzia di cui faceva parte anche qui la vostra concittadina Marina Bolognese, oltre che io, ho sempre sparato zero. Dico, tu fai una fondazione come scusa per prendere soldi, guarda che fondazione è. Invece gli americani sono seri. Bill Gates, che ha fatto 8 anni fa la sua fondazione con sua moglie, poi a lui tutti gli anni stacca 10-20 milioni, siccome lui guadagna molti di più, a me uno dice, è coerente. In Italia si fanno le fondazioni non per dotarle di un asset con cui finanziare i servizi, ma per andare poi andare in giro dalle fondazioni bancarie, da gli altri, a chiedere di qua e di là. Allora, queste cose si dicono. Io non è che ce l'abbia se uno crea una fondazione che si chiama nome e cognome, però
ti devi impegnare a mettere dei soldi, ad esempio quelli della, anziché lasciarli in eredità ai cani, ai gatti, perché adesso sembra che uno dei temi fondamentali sia lasciare l'eredità ai cani e ai gatti, no? Ci sono dei notari che si stanno specializzando, no? Come fare il testamento per i cani e i gatti, cioè, non sto scherzando, allora li metti lì. Allora il punto è che se c'è una struttura produttiva come la nostra, dominata dalla dimensione media, piccola, più piccola che media, tu come fai ad ottenere il consenso di queste medie imprese? Soltanto se le riunisci in forme di tipo consorziale, per cui anche se tu puoi mettere 50.000 euro, se tu li usi da solo è sacro, ma se tu assieme ai 50.000 euro di altri 10, 20, 30 tuoi colleghi, si può raggiungere quella dimensione, quella somma con cui puoi finanziare progetti di un certo interesse, di un certo livello. Allora però la tua domanda è: ma come si fa a convincere questi della bontà di questa strategia? Lo so che questa è più difficile, nel senso cioè che ci vuole una expertise in maieutica. Sapete cosa vuol dire maieutica, no? È una parola greca che vuol dire da cui deriva la parola ostetricia, cioè è la levatrice, il concetto della, che aiuta a, cioè dire bisogna far capire alle piccole imprenditori di Livorno o di un'altra area che è anche nel loro interesse accettare questa logica, perché la vivacità e la profittabilità o redditività della piccola impresa dipende dal territorio. In che senso? Che se il territorio dove tu hai posizionato la tua impresa è caratterizzato da pessimi servizi di welfare, il primo a rimetterci sei tu, perché i tuoi dipendenti staranno male più spesso, abbasseranno il tasso di produttività, oppure se il sistema scolastico non funziona bene i giovani studiano male e quando tu li assumi non rendono, e così via. Se tu non realizzi ad esempio un modello di armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita familiare, ci rimetti anche tu, perché poi se tu escludi dall'attività produttiva le donne, ci rimetti, e come? E oggi abbiamo tutte le prove empiriche che dimostrano questo. Però tu devi consentire la compatibilizzazione, perché se tu metti l'alternativa o sappiamo come va a finire le cose. Cioè, in altre parole, bisogna far capire al singolo imprenditore che non può avere la smodata voglia di dire io. Questo lo possono fare le grandi imprese, che appunto si fanno le fondazioni col proprio nome e cognome, salvo poi non mettere i soldi come si dovrebbe essere. E allora ci vuole un'azione di acculturazione. Al tempo stesso i soggetti cosiddetti non profit in questo possono svolgere un ruolo fondamentale, perché loro devono riuscire a convincere, nel senso di convincere, mai imporre, ma convincere, che vuol dire vincere assieme, ragionando. Perché? Perché è ovvio che l'imprenditore piccolo, medio dimensione non ha la conoscenza, l'informazione. La conoscenza ce l'hanno coloro i quali stanno nel territorio, quelli che stanno in mezzo ai poveri, se parliamo di lotta alla povertà, quelli che sanno qual è il quartiere della città che ha più bisogno di interventi. Cosa volete che sappia uno che sta in ufficio? E allora bisogna capire, attraverso questa interazione, tu prima fai capire all'impresa che se vuole essere socialmente responsabile deve farsi carico pro quota, in proporzione alle proprie possibilità, del territorio. Ecco perché io lo chiamo welfare civile, civile della civitas. Tu sei in questa civitas, sì, trai beneficio, sì, non puoi tirarti indietro, altrimenti sei un irresponsabile. Al tempo stesso però va aiutato l'imprenditore, perché lui ti dirà: se tu mi chiedi 10.000 te li do, ma se tu mi chiedi anche di mettermi lì a studiare, io non ho l'informazione, non ho il tempo. Allora ecco il non profit che arriva e dice: non preoccuparti, ti aiuto io, al sabato pomeriggio vengo lì da te nel tuo ufficio e ti spiego io, ti spiego che qua in questa realtà locale c'è questo problema, cioè, se voi fate questo, il gioco è fatto, perché poi alla fine
sono gli imprenditori stessi che sono contenti, perché vedono i risultati. Secondo, non dimenticate mai quello che diceva Aristotele. Cosa diceva Aristotele? Che la virtù è più contagiosa del vizio. Che vuol dire? Quando uno fa un atto di virtù, prima o poi viene, si viene a conoscere, e altri, se non subito o direttamente, indirettamente, seguono. È sempre stato così da che modo. Cioè, si è mai visto uno che segue un altro che fa le brutte cose? Se invece io vedo che tu fai delle buone e belle cose, non magari subito, ma dopo un po' io ti seguo. Questo è il principio di testimonianza. Sfido uno a dimostrare che non sia così. Ecco allora perché bisogna aiutare questi imprenditori. Perché quando voi lo fate, sono contenti loro. Perché capiscono che loro non possono vivere solo per far quadrare i conti. È una vita troppo meschina. Perché anche l'imprenditore ha un'anima, o no? Perché qualcuno pensa con i greci che le donne non avessero l'anima. Siamo l'anima, perché tu non li tocchi, no? Nel punto vitale. Però bisogna aiutarli. Invece troppo spesso noi consideriamo gli imprenditori come la vacca da mungere, la mucca da mungere. Dici, dammi soldi, l'imprenditore dopo un po' dice, no? Te li do una volta e non lo prendo più, scappa. Bisogna invece coinvolgerli nel processo decisionale, perché l'imprenditore ha delle conoscenze che il mondo del non profit non ha, ma viceversa anche è vero. D'altra parte l'ente pubblico è lì che deve presidiare tutto per garantire l'universalità. Questa è la grande funzione dell'ente pubblico, fare in modo che qualcuno non resti fuori, perché l'ente pubblico, per ragioni ovviamente giuridiche, ha il potere per farlo. Grazie. Vediamo se mettiamo insieme, c'è una domanda laggiù, almeno un altro paio di domande, tre domande, ecco, mettiamo insieme queste tre, voce per cortesia e breve domanda. Perché?
che è quello francescanesimo, che il principio di fraternità entra nelle nostre strutture e nelle nostre categorie mentali, categorie di pensiero, eccetera. Per questo che sono moderatamente ottimista, però bisogna togliere via la cenere, bisogna darsi da fare. L'altra domanda invece è l'evasione fiscale. Ah, sappiamo. Adesso però questo è un argomento a sé. Due giorni fa ero a Pisa, all'università, che mi ha chiamato a parlare, a fare un seminario sulla corruzione e l'evasione, un'associazione studentesca, mi sono divertito molto, perché era l'aula strapiena, dico, si vede ho capito che ve ne intendete di corruzione e di evasione. Adesso non ho il tempo, però quello che si può dire è che il modello della sussidiarietà circolare funziona anche in presenza di, anzi, può essere questo un modo per ridurre la evasione fiscale, che in Italia ammonta circa 90 miliardi all'anno. Perché è ovvio che se noi allo Stato arrivassero 90 miliardi all'anno, con quei 90 miliardi farebbe tutti gli ospedali d'oro e d'argento, farebbe tutte le scuole belle belle, eccetera, eccetera. Però è inutile ragionare se, perché l'evasione in Italia è un fenomeno endemico, si dice, ed è di lunga, no? È nato tanto tempo fa e che ha radici profonde. Allora, mentre dobbiamo combattere, e ci sono dei modi, qualche risultato si comincia a vedere, al tempo stesso non possiamo far dipendere la realizzazione di un modello delle capabilities, come dice Marcia Sen, cioè delle capacitazioni, dal giorno in cui l'evasione sarà eliminata, perché a quel punto correremo il rischio di far morire la gente nel frattempo. Ho risposto? C'è un'altra domanda? No? A me sembra assolutamente convincente il modello del welfare civile che in qualche modo può diventare di fatto l'erede del welfare state, a cui noi tutti quanti purtroppo siamo consapevolmente convinti che è in esaurimento, no? per le risorse che non ci sono più, eccetera. La cosa che io mi chiedevo è questa: nell'aria e dei dibattiti che noi vediamo giornalmente, sembra che il welfare post capitalistico sempre di più appare attraverso anche i mass media. Io ieri assistevo a un dibattito in televisione con Della Valle è uno che mi sembra in modo molto significativo si sta ponendo il problema e se lo pone voglio dire in modo molto soft, però con questo modello molto legato, no? Questa idea di post-capitalismo che va a rivedere quel perché favorisce poi di fatto chi è attorno all'azienda, chi fa parte dell'azienda. Allora è chiaro che lo scenario futuro sarà questo, no? Sarà uno scenario in cui il dibattito sul welfare si porrà tra questo e quello che pone lei, professore. Allora, la cosa che io mi pongo è questa: perché non, dal punto di vista statuale, dal punto di vista normativo, non si riesce a proporre anche una serie di elementi di valutazione e perché no anche di incentivazione del welfare civile, perché possa avere magari delle formule di incentivazione da un punto di vista delle tasse, incentivazione da un punto di vista di tutta una serie di possibili elementi che possano favorire la formazione, no, di questi modelli. Dunque, io ho detto prima, no? Dopo fatta l'analisi pregressa, oggi si confrontano queste due posizioni, quelle di chi vuole il cosiddetto secondo welfare o welfare di due stati, i nomi sono diversi, ma è quello che si avvale del welfare aziendale, e chi invece vuole andare verso il welfare comunitario oppure detto civile. Quindi ho ammesso, e nel dire questo io è ovvio che io ho detto che sto da questa parte, però ammetto
che le forze che spingono, le forze culturali, economiche, politiche che spingono a favore dell'altro sono molto più aggressive e più potenti, perché hanno i soldi, invadono in media, eccetera, che volete che non lo sappia, però nella storia umana è sempre stato così, non ci dobbiamo meravigliare. Ma per quello che ho detto bisogna parlare, bisogna discutere e bisogna aprire gli occhi alla gente, perché alla fine l'ultimo stadio della catena è quello propriamente politico. E se ad un certo punto noi alla politica non chiediamo questo, non chiediamo il bene comune, cosa resta della politica? Diventa soltanto, allora prendiamo degli amministratori di condominio che almeno sanno fare i conti meglio di quelli che stanno là. Il punto è che chi propone la prima versione, che io critico, è a favore del bene totale. Io sono a favore del bene comune. Allora bisogna spiegare alla gente che differenza c'è tra bene comune e bene totale, perché non sono la stessa cosa. Io non so, voi non vi conosco, se avete mai letto qualche pagina della dottrina sociale della Chiesa. La dottrina sociale della Chiesa adotta il principio del bene comune, non quello del bene totale. E allora se uno adotta principio del bene comune non può accogliere quella versione. Però se tu mi dici quelli lì sono potenti, hanno i soldi, hanno gruppi di qua e gruppi di là, io lo so, c'è della valle, adesso lui viene qua, mi ha detto che vi regala le scarpe a tutti voi e dopo voi li dovete dare dietro, lo so. Io però le sue scarpe non le ho mai messe, non mi piacciono, quindi io non corro questo rischio, invece voi correte questo rischio, capite il senso della battuta, gli ha preso la Fiorentina. Dopo voi dovete sostenere, adesso a parte le battute il problema è. D'altra parte, la seconda parte della tua osservazione è pertinente, però tu sai che è pendente al Senato della Repubblica la legge di riforma del cosiddetto terzo settore, la quale legge di riforma include nelle pieghe dei diversi commi o articoli alcuni di quei provvedimenti cui facevi riferimento, non solo di tipo fiscale, ma anche di tipo evidentemente normativo, regolamentare e così via. Ecco perché questa riforma è una riforma importante e bisogna però vigilare perché non prenda una piega piuttosto che un'altra. E questo rischio c'è, perché quando venne approvata nell'aprile di quest'anno alla Camera dei Deputati, è uscita con una certa forma, io ero molto contento, poi è andata al Senato ed è iniziata l'opera di stravolgimento. Questo è il fatto, perché la colpa è tutta sua di lei, di questa qui, perché se lei non ha voluto andare a mettersi le mani, quindi se va a fine male prendete la vostra concittadina. E quindi perché tu hai fatto il grave rifiuto come Celestino. Papa, e quindi trae un ferro. Perché adesso io... No, adesso sto scherzando, però è vero, perché la Camera ha consegnato al Senato nell'aprile scorso, quindi sette mesi fa, è ancora bloccato. E voi direte perché? Perché evidentemente in quel momento alcune gruppi di potere economico finanziario che sono a favore della prima versione che io ho criticato vogliono cambiare alcune norme della riforma per favorire quella versione stagnata. E siccome però dall'altra parte c'è una forte resistenza, il risultato è che siamo in una posizione di stallo e nessuno oggi sa dire quando si sbloccherà la situazione. Questo è problema serio che va, come dire, opportunamente denunciato. Allora, l'ultima domanda che si era prenotata, poi passiamo alla tavola di punta. Voce per cortesia e domanda per lei. Guarda, ci sei il microfono. Sì. Le chiedo questo, professore. Il mondo della finanza, nel triangolo che lei ha ipotizzato, dove lo colloca? Perché io ho sentito da lei che il totale delle transazioni finanziarie nel mondo è 9 volte superiore al PIL mondiale. Quindi se si da fa saputo? Da lei? Ah, da me. Sì, qualche giorno fa. Da dove? A Pisa. Ma tu sei un controspionaggio? Un controspionaggio? No, ho realizzato una conferenza con lei, professore.
tre settimane fa. E mi ha dato questo dato che mi ha fatto veramente particolarmente. Il mondo della finanza così spedizionalizzato dove lo colloca nel triangolo? No, hai ragione, il punto è serio. Ed è quest'ultima mia prima battuta precedente facevano riferimento a questo problema. Perché adesso nella legge cosiddetta finanziaria di stabilità è già stato inserito un articolo che prevede la costituzione di un fondo, scusate, di una fondazione di diritto privato che nasce con fondi pubblici. Manuel De Rossi, che è un costituzionalista, dovrebbe forse battere un punto, perché si parla di una fondazione privata che nasce con 50 milioni già iscritti nella legge di bilancio che verrà approvata fra 2 o 3 settimane, che sono soldi pubblici. Poi, oltre a questi 50 milioni, si aggiungeranno altri milioni da parte delle donazioni di privati, cioè di imprese alle quali si dice: senti, se fai la donazione alla fondazione, noi siamo contenti, avete capito quello che voglio dire? E allora il punto è, voi direte, dov'è la questione? La questione è che questa fondazione, cui sappiamo già chi sarà il presidente, avrà come regola di comportamento per l'allocazione, cioè distribuzione di questi fondi, in parte pubblici e in parte privati, un criterio che è quello dell'impatto sociale, social impact investment si dice, cioè si adotterà una metrica sulla base della quale si definiscono i soggetti che sono meritevoli di ricevere questi. Allora uno dice, allora qual è? Il punto è che questa metrica non è ancora stata decisa, ma il rischio è che venga fatta con criteri tali da favorire il primo modello che non il secondo. Questi vedete sono i punti. Ora, io sono già diverse volte stato a Roma in diverse sedi a protestare, a alzare la voce e dire che se così succederà io manderò un SMS sopra e dirò: andrete tutti all'inferno, chissà che non si ottenga qualcosa a dire, perché effettivamente non si possa fare. Allora è meglio dirlo esplicitamente: noi siamo per quel modello e adesso questa riforma del cosiddetto terzo settore la vogliamo fare per portare tutto il mondo del terzo settore, che in Italia è un mondo vivacissimo, ce lo invidiano tutti gli altri paesi, dal volontariato alle associazioni di promozione sociale eccetera, le cooperative sociali. Invece si fa finta di non dirlo, però ci si spinge. Quindi ecco perché bisogna vigilare, ma vigilare usando anche la voce, che vuol dire la protesta laddove necessario. Però io, siccome sono ottimista, perché a me mi ha insegnato a essere ottimista, io mi diverto, e allora sono sicuro che non succederà così, perché magari darò fastidio, però lo farò, perché non si può puntare all'aria. Perché in sostanza l'idea è volontariato, voi fate così, cioè portate un po' di minestra calda, tanto voi lavorate gratis, ma non si può offendere la dignità delle persone. Io chiudo dicendo, perché mi sembra di capire che adesso c'è la tavola rotonda, che c'è una sorta di precondizione di natura antropologica per andare avanti in questa direzione, che è quella di divertirsi. Bisogna divertirsi. E voi sapete cosa vuol dire divertirsi? Deriva dal latino divertere, e in latino divertere vuol dire uscire da se stessi per incontrare il volto dell'altro. Questo è il significato etimologico della parola divertirsi. Allora, quando uno è un po' triste o è pessimista, io il consiglio che gli do è: per 2 o 3 ore prova a dimenticare te stesso, dimentica, esci, incontri il volto dell'altro e vedrai che ti viene il sorriso e ti passa tutta la tristezza senza prendere dei piccoli. Provate e dopo mi dite se funziona. Grazie, buona giornata.